Riecheggia anche tra le vie più lontane del centro cittadino il suono delle marce e dei brani eseguiti dai numerosi musicisti che con le loro bande accompagnano ciascuna bara nel suo tragitto. Suoni che si intrecciano, si sovrastano e a volte si confondono, ma che creano a distanza una melodia così familiare per i nisseni cresciuti con queste tradizioni che diventa quasi un richiamo, che aiuta ad individuare il punto esatto in cui si trovano i gruppi statuari durante la processione. E poi c'è quel tintinnio che scandisce i momenti in cui la marcia si ferma o riparte. Le bare stupiscono chi per la prima volta assiste alla manifestazione, ma riescono a catturare anche l'attenzione di chi torna in città dopo tanto tempo, o ancora chi alla loro vista è in un certo senso abituato sin da bambino, eppure non rinuncia all'emozione di osservarle ancora una volta. Maestose, di grande impatto visivo ed emotivo, con i loro colori vivi e lucenti, i volti dei personaggi così espressivi, l'attenzione ai dettagli e le decorazioni floreali, le opere dei biancardi, dopo 2 anni di pandemia, si sono riappropriate del loro percorso tradizionale. Hanno attraversato le vie del centro storico, sfilando tra la folla per essere nuovamente ammirate dai numerosi cittadini e turisti presenti in città, accorsi in centro per assistere alla processione del Giovedì Santo.